Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono secoli che non faccio un Nicole risponde e mi avete lasciato, soprattutto nell'ultimo periodo, posso capirlo, mi avete lasciato un sacco di domande, quindi oggi risponderò alle domande che mi avete fatto, alle vostre curiosità. Mi sono segnata le più gettonate sul cellulare, quindi iniziamo subito. Allora, prima, Ghost Angel Sinner, ma in realtà è una domanda molto gettonata, mi chiede: ma Gatto Denver e Gatta Stellina verranno con te, nel senso, quando mi trasferirò da questa casa e tornerò a vivere da sola a casa mia? Gatto Denver e Gatta Stellina verranno con me? Assolutamente sì! Sono i miei gatti da ben prima che io conoscessi Tomas, da ben prima che io tornassi in Italia, anzi, Gatta Stellina l'ho presa quando ancora stavo a Trieste, prima ancora di andare ad Amsterdam per poi ritornare giù. Gatto Denver invece l'ho preso ad Amsterdam, tipo un anno dopo che mi sono trasferita ad Amsterdam, poi sono tornate giù con me, quindi assolutamente sì. Gatta Stellina del 2009, Gatto Denver del 2011, e pensate, io ho conosciuto Tomas nel 2000, fine estate del 2015, quindi assolutamente sì, Gatto Denver e Gatta Stellina vengono con me. Poi Doramiun, scusami, non so leggere bene il tuo nickname, e da 43 pollici in su, che penso siano anche di più adesso, e mi chiede: allora, non sono sicuro se sia appropriato chiedertelo, ma sono molto curioso, quindi non sentirti offesa se leggi questo commento, ignoralo liberamente. Perché dovrei sentirmi offesa? Semplicemente mi chiedevo, dato il tuo forte legame con l'Olanda, se avessi pensato all'idea di tornare nei Paesi Bassi. Ti mando un abbraccio, prenditi il tuo tempo per recuperare l'energia e la tua positività. Allora, grazie mille Doramiun, sei stato molto carino e non mi sono offesa per niente, anzi, sei stato gentilissimo e anche, insomma, molto carino. Ti dico la verità, sì, ci ho pensato, è un'idea che mi sta balenando in testa, non posso dire di no, lo sapete, io amo i Paesi Bassi, dopo aver vissuto lì per quasi 5 anni posso dire che mi mancano davvero tanto e quindi non posso dirti sì o no, ma posso dirti che sicuramente è un'idea che mi sta frullando per la testa, ecco. Poi c'è Valentina De Simone che mi dice: ciao Nicole, trovo che il trucco ti stia da Dio, davvero. Per quanto riguarda le domande che ci hai chiesto di fare, io volevo chiederti come è finita la questione denuncia nei confronti di quelle persone che ti hanno molestata telefonicamente. Spero tu stia bene, ti abbraccio. Allora Valentina, in realtà io ho dato tutto in mano alle forze dell'ordine che mi hanno detto di non parlarne, però da lì non ci sono stati particolari sviluppi, questo posso dirti, quindi non ho novità che posso raccontarvi, non ho novità in questo senso, però diciamo che la cosa prosegue, ecco. Poi Anna Nocchiero, scusami, non sono sicura, mi scrive: allora, come domande direi di farti queste: cambierai mai il tuo colore di capelli? Il tuo colore degli occhi? Allora, Anna, non credo cambierò. Allora, in realtà ogni tanto mi piace giocare e, beh, tipo l'anno scorso li avevo fatti rosa, però un rosa pastello che poi è ritornato biondo. In realtà sono bionda, io faccio i colpi di sole per essere bionda chiara, naturalmente sono biondo e mi sento bionda e non riuscirei mai a cambiare colore dei miei capelli. Non chiedermi perché, ma non mi vedrei. In tantissime mi dite: perché non ti fai castana, perché non ti fai mora, saresti benissimo. Io non mi ci vedo, ma soprattutto non mi ci sento mora, cioè io ho i capelli chiari, non potrei, cioè è anche uno stile di vita, un modo d'essere, no? Quando, cioè non potrei mai, no? E cambiare il colore degli occhi, intendi con le lentine, e non ho mai messo lenti a contatto in vita mia, né da vista né colorate, e solo pensarci mi fa molta impressione, però proverei per scrupolo. In realtà ti devo dire la verità, quando siamo stati all'evento Dermacol a Praga mi hanno regalato le lentine colorate, sia azzurre chiarissime che verdi chiarissime, quindi potrei fare una prova e provare, però ho un po' timore, però magari proverò e vi farò vedere il risultato. Però sarei curiosa di vedermi con capelli e occhi scuri. Chissà come sarei, sarebbe stranissimo, mamma mia, un giorno devo provare. Anna, mi hai messo sto pallino adesso, cioè non una cosa permanente, però magari tanto per provare a vedere come starei, boh, non lo so, mi hai incuriosito, devo dirti la verità. Poi Simona Russino mi chiede: ti piacerebbe andare a vivere a Parigi?
Allora Simona, ti dico la verità, Parigi è una delle mie città preferite in assoluto, io amo Parigi, è bellissima, però ti dico non credo che andrei a viverci per il semplice fatto che è molto caotica, un po' come Londra, un po' come Milano, essendo una grande capitale eccetera. Quello che mi piaceva di Amsterdam era proprio questo, che nonostante sia una grande capitale, beh, più piccola rispetto a Parigi, Londra eccetera, ma nonostante sia una grande capitale non è caotica, non c'è traffico, non c'è casino e mi piace l'idea di andare in giro in bicicletta. Amsterdam è un po' come, è una grande città ma è un po' come un piccolo villaggio e questo era il feeling che mi piaceva. Quindi di Parigi non mi piace il fatto che comunque ci sia tanto traffico, tante macchine, tanto... Sì, è molto caotica come città, anche se devo dire che cioè, è meravigliosa, i palazzi, la Torre Eiffel, vabbè, il Sacro Cuore, Montmartre, io amo Montmartre e poi amo, scusatemi se non l'ho pronunciato bene, e amo la lingua francese, cioè è così melodiosa, è così bella, io non so parlare il francese ma mi dispiace tantissimo perché secondo me è la lingua più bella del mondo, cioè come suona è fantastica, quindi ni, la risposta alla tua domanda sarebbe ni, nel senso che mi piace tantissimo però non andrei proprio a viverci, però andrei a visitarla praticamente ogni weekend, questo sì se potessi. Poi Elena Casali mi chiede una domanda molto difficile, dopo questa immagino delusione, come ti senti nei confronti dell'amore? Allora Elena, mi hai fatto una domanda davvero complicata a cui io non so se so risponderti in questo momento perché mi sento molto, come dire, confusa, non ci ho nemmeno pensato. Nei confronti dell'amore, beh, io ci credo nell'amore, non potrei smettere di crederci. Immagino tu comunque parli di... Oh, Gattastellina è venuta nel mio studio, ragazzi, prima volta mai vista qua. Immagino tu ti riferisca comunque all'amore tra uomo e donna, no? Non all'amore verso i familiari, eccetera. Quello ovviamente è un altro discorso. Gattastellina si sta strusciando sul cavalletto della videocamera. Beh, penso che esista... Probabilmente non ho trovato la persona adatta, anzi sicuramente, però ci credo ancora, credo ancora nelle favole, credo ancora nel lieto fine, ecco, questo sicuramente, non sono diventata una persona cinica o troppo dura in questo senso, anzi, solo che evidentemente non ho trovato la persona che fa per me. Oh, poi Veronica Turco mi chiede, vivrai nella stessa casa o ti trasferisci? L'avevo già detto nell'altro video e no, sono qui solo momentaneamente, tornerò, devo ancora vedere sinceramente, o in una casa in affitto per un periodo e poi a casa mia, oppure direttamente a casa mia. Il fatto è che nel mio appartamento c'è una persona in questo momento che lo sta affittando e io ho un contratto con questa persona per ancora tipo 2 anni, quindi non so se questa persona vorrà uscire da casa mia e lasciarmela, ok, allora ci torno, altrimenti andrò in affitto da qualche parte e poi tra 2 anni tornerò a casa mia, non lo so. Ragazzi, sono in piena fase uragano, in piena fase mi sta cambiando tutto, quindi ci vorrà un po' perché io mi sistemi, per adesso non, cioè sicuramente non resto qui e... però adesso non lo so. Poi, e questa anche è una domanda molto gettonata, alcuni, boh, allora, intanto leggiamo questo commento. Dragana Makeup Mania Bruni, Dragana Makeup Mania Bruni, mi scrive, tornerete insieme tu e il tuo marito? Allora, questa per un qualche motivo, appunto come vi dicevo, è una domanda che mi viene fatta spesso, addirittura mi viene detto, ma dai, cercate di risolvere le questioni, come se voi sapeste, non intendo tutti voi, ma le persone che mi lasciano questi commenti, come se loro sapessero che si tratta di stupidaggini che si possono recuperare, visto che non possono sapere cosa è successo, che cosa mi ha portato a questa decisione o comunque il perché della nostra rottura. Mi fa un po' ridere il fatto che mi lasciano questi commenti, però non necessariamente non sono brutti, ma voglio dire, non si può cercare di, cioè non si può dire qualcosa del genere senza sapere i motivi. Ti rispondo in un modo molto secco, Dragana Makeup Mania Bruni,
No, non c'è nessuna possibilità perché io torni assieme a Tomas, è un no secco, questa è la mia decisione, io quando decido qualcosa non torno indietro. Poi, oh, CG, mi chiede, CG, molto, molto criptico, molto, sono misterioso. La mia curiosità è, come ti senti sapendo che lui, i suoi familiari, amici, eccetera, ti possano continuare a vedere e curiosare nella vita attraverso i tuoi video? Ti senti osservata? Condiziona la tua vita e il modo in cui ti poni? Me lo sono chiesta anche verso Neil. Lui probabilmente potrebbe aver visto passo passo parte della tua vita, delle tue cose. Allora, CG. Come mi sento sapendo che lui, i suoi familiari, amici possano continuare a vedere e curiosare nella tua vita? Ma guarda, sinceramente, più o meno sono sui 3-4 milioni, o sui 3 milioni di visualizzazioni al mese. Quindi la mia vita, mi sento osservata? Boh, sì, però, cioè, ovviamente sono su YouTube, però non mi condiziona né la vita né il modo in cui mi pongo, perché chi mi guarda, guarda la mia vita, non può cambiarla, non può influire sulla mia vita, la guarda e basta. Quindi se i miei ex guardano i miei video, è un problema loro, possono farlo, YouTube è pubblico, non, anzi, cioè, voglio dire, a me non cambia assolutamente nulla, quindi non saprei che cosa risponderti sinceramente, perché a me sinceramente non cambia assolutamente nulla. Tutti possono vedere i miei video, sicuramente ci saranno anche persone che direttamente o indirettamente mi conoscono, ma sicuramente non cambio la mia vita per... Eleonora Palano mi chiede, fai un altro video con Chiara? Eleonora, io e Chiara ci sentiamo molto spesso e mi farebbe molto piacere, non appena riusciremo ad incontrarci, perché non viviamo esattamente vicine, siamo tipo a 6 ore o addirittura più di distanza, quindi purtroppo non riusciamo a vederci così spesso, però se e quando la incontrerò di nuovo, cioè quando la incontrerò di nuovo, sicuramente mi piacerebbe fare un altro video con lei, ecco. Poi Angela Pepoli mi scrive, ciao Nicole, io sto con il mio ragazzo da 3 anni, conviviamo, molte volte però ho come la sensazione che qualcosa non vada. Ma sarà perché mi trovo all'estero, sarà perché ho un carattere fragile, non riesco a prendere una decisione. Siccome vedo che tu sei molto forte e decisa, ti ammiro per questo, volevo chiederti come si fa a superare un momento di separazione, non aver paura di restare soli e ricominciare tutto da zero. Se mai una risposta c'è, aiutami tu a capire. Tu sei una grande donna con molto più esperienza di me. Sicuramente sentirti parlare di questo argomento mi aiuterebbe molto. Ti abbraccio. Allora, Angela, grazie innanzitutto per i tuoi complimenti e per il tuo messaggio. Io ti consiglierei di andare a vedere il mio video sulla vita da single che ho fatto un po' di tempo fa. No, la fine di una relazione. Se vai a cercare sul mio canale fine di una relazione lo trovi, secondo me potrà aiutarti. Intanto mi avete scritto che vi ha aiutato anche a prendere una decisione. Rispondendoti molto brevemente, numero uno, voglio menzionare, visto che mi dici che hai la sensazione che qualcosa non vada, segui sempre, sempre, sempre il tuo istinto. Non lasciar stare quando c'è questa sensazione, anzi, segui sempre questo tuo sesto senso, questo tuo istinto. Se hai la sensazione che qualcosa non vada, è perché qualcosa non va, e io ti garantisco che è meglio rimanere soli piuttosto che restare con una persona e in un rapporto che non ti rende felice e perdere anni della tua vita. E poi Laura I Love Makeup mi scrive, anzi facciamo lo screenshot, tac, una bambolina, riferendosi al trucco che avevo fatto in quel video. Nicole, se posso e se vuoi rispondere, io avrei una domanda riguarda il fatto della separazione con Tomas. Volevo chiederti, quando ti sei accorta che le cose non andavano più bene? Grazie, bacione. Quando mi sono accorta che le cose non andavano più bene, ti devo dire la verità, parecchio tempo fa, infatti mi dispiace non aver seguito quell'istinto, perché senza entrare ovviamente nei particolari, ragazze, perché sapete che non voglio farlo, mi è dispiaciuto non aver ascoltato quel mio sesto senso che mi diceva le cose non vanno come dovrebbero, perché molto spesso quando non ascoltiamo questa nostra vocina interiore le cose tendono a acutizzarsi, peggiorare, o comunque la tua vocina interiore continua ad essere sempre sempre più insistente. La cosa migliore è non far finta che quella vocina non esista. E non so darti un
tempo preciso, ma parecchio tempo fa. E niente, questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, grazie, grazie, grazie ancora di tutto il supporto che mi date, vi voglio bene mia family, bacio enorme e a domani, ciao!